Benvenuto a Bagnuelos de Bureba. Antonio Benaiges, onorato. Sapete se arriverà qualcun altro? Ecco, vede, il mio bisnonno e il suo maestro erano in prigione insieme. Un certo Benaiges. È una macchina da stampa e vi darà un'opportunità grandissima, quella di pubblicare tutti i vostri quaderni. Più impara a scuola e più opportunità gli offriranno nella vita. Ascoltimi, non si permetta di dirmi cosa è meglio per mio figlio. Pronti? Via! Accanto ad Antonio c'è Carlos, tuo nonno. Io non tollero questo comportamento in classe, Carlos. Non è più la sua classe, ora questa è una mia responsabilità. E le cose, a partire da oggi, si fanno alla mia maniera. I bambini devono poter diventare ciò che vogliono. Ma soprattutto devono essere bambini. Sei il maestro più strano che Bagnuelos abbia mai avuto. Riguardo ai tuoi articoli, non sei uno stupido, perciò ascolta. Non è il momento di scrivere certe cose. Sto solo perdendo tempo. Non smettere di cercare. Antonio, è meglio che tu te ne vada da qui. Oramai ti conoscono in tutto il paese. Ti tengono d'occhio. A partire da questo momento, l'esercito assume il controllo di questo paese e di tutta la provincia. Voglio che torniate a casa vostra e che mi portiate ogni quaderno che abbia a che fare col maestro comunista. La scatola. Carlos, dov'è Antonio? Non perdere la speranza. La speranza ce l'ho. Non ho il tempo. Ti piacerebbe vedere il mare? Sì, sì! Io vorrei che portaste quel quaderno a casa per farlo leggere ai vostri genitori. Il maestro quest'estate vi porterà tutti a vedere il mare.